Max Romeo, allora parliamo innanzitutto di quelle che sono secondo voi sull'assestamento le priorità. Ma sull'assestamento noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano il fatto di rifinanziare la legge 23, che praticamente consente di dare delle attrezzature, di fornire attrezzature ai disabili, quindi una legge molto importante, molto sentita, noi siamo sempre molto vicini ai disabili, abbiamo fatto molte azioni concrete. Questa legge non è più finanziata, quindi diciamo rifinanziamola. Poi c'è il potenziamento del sistema degli asili nido, questa grande novità introdotta da Maroni con il reddito d'autonomia. Asilo nido gratis, 1,5 milioni in più che può aiutare ad ampliare la platea. E poi dall'altra parte noi abbiamo anche proposto un taglio, una bella sforbiciata alle consulenze di Eupolis, che abbiamo visto negli ultimi tempi, soprattutto sulla verifica di audit interni, sia nel 2013 che nel 2014, di, diciamo così, un utilizzo in certi casi non congruo e un pochettino esasperato di questo sistema di consulenze. Quindi facciamo anche risparmiare un po' la regione con questo nostro emendamento. Poi abbiamo proposto, diciamo così, in chiave un pochettino più attuale, lo sappiamo bene rispetto a tutti gli attentati terroristici che ci sono, queste due proposte di coinvolgere la regione nello stanziamento di risorse, da una parte per fornire interpreti all'autorità giudiziaria, soprattutto sull'azione preventiva, e dall'altra fornendo degli psicologi che creino dei progetti, diciamo così, per deradicalizzare soggetti che altrimenti rischiano poi di diventare potenziali terroristi.